Allora, spesso e volentieri io vedo, voi lo fate meno, però nel senso soprattutto nei video di Cicalone e anche video TikTok di altre persone che adesso stanno a Roma, stanno prendendo un po', fanno altri, cioè, c'è anche un altro gruppo di persone che lo fa, e tanti c'è, c'è pure Serpico ogni tanto lo, che mi fa tagliare accaduto in Amuti, e quindi c'è sta anche le persone, spesso e volentieri cosa fanno? In banchina della metro prima segnalano, additano, cominciano a fare oh tu sei un borseggiatore, oh, che fai, rubi. Spesso e volentieri, anche quando la metro non è ferma, quindi a banchina vuota, con i binari esposti, loro che fanno? Se queste persone cambiano strada e cercano di scappare, si allontanano, loro gli corrono appresso. E correndogli appresso, questi si sentono braccati e cominciano magari a fare slalom fra le persone. Se, se tu stai aspettando la metro... se uno li disturba, se tu stai aspettando a metro, stai vicino alla linea gialla che hai cuffiette e stai sentendo la musica, arriva uno di questi borseggiatori per scappare tutto concitato, te dà una spallata, una spinta e finisci sotto i binari. Quella situazione non l'ha provocata un borseggiatore, l'ha provocata una persona che non sa applicare un protocollo di gestione del rischio, che ha improvvisato un momento di giustizia. Quindi è un casino. Ma se il protocollo di rischio funzionasse davvero, non ce ne sarebbe manco bisogno di quello lì che va di borseggiatrici e borseggiatrici. Ho capito, ma se ti protocollo di binari va del culo. Cioè, ma lui sta parlando del rischio di quello specifico caso. Cioè, ovvio che dovrebbe ma essere poi, un sistema. Ma poi che... cioè, a me fare, vabbè, se uno ci muore in tutti questi anni che l'abbiamo fatto anche noi, non è mai successo. Ma io spero non succeda mai, ma sto veramente aspettando, nel senso che se succederà, però sono cazzi, ragazzi. La pagate tutti, io ve lo dico, no, tutti inteso chi è responsabile direttamente pagherà per la responsabilità personale, ma la pagherete tutti, perché a quel punto lì non sarà più il video divertente, ascolta, non sarà più il video divertente dove Cicalone fa la mata Leao e tira due calci in culo ai borseggiatori, sarà il video in cui Cicalone, inseguendo un borseggiatore, cade qualcuno sui binari e muore, quello sarà il video, Attenzione, perché ripeto, è solo una questione di probabilità. Spero non succeda mai, ovviamente, spero. Però lì sarebbe veramente... ne perderesti anche tu, perché ovviamente poi tutti quelli che fanno quelle cose lì verrebbero visti come persone. E purtroppo però bisogna arrivare per forza a questo. Sono cose di cui su questo concetto qua l'abbiamo parlato anche nel live col Cerbero tempo fa, nel senso che la colpa si ripercuote su di noi e non su in quel caso, in quella live. Io ti ho detto, per responsabilità personali si ripercuoteranno su chi ha dato quella spinta. Quindi se il borseggiatore correndo spinge qualcuno, lui pagherà personalmente per la spinta, ma chi gli corre dietro? Chi gli corre dietro pensi che se la passi liscia? No, non funziona così, perché tu stai correndo dietro, nelle vesti di chi? Ti faccio un esempio, quando nelle vesti di cittadino che non vuole fare, ti punisce. Thomas, quando veramente noi a Milano l'abbiamo sempre fatto e dalla polizia alcuni di noi collaborano anche con alcuni della polizia in borghese, perché andrebbero licenziati. Aspetta, ma in che senso? Ma collaborano con la polizia in borghese? È gravissimo. Ragazzi, tu dici, ti sembra giusto, Thomas? Ma è una roba dicendo, forse sono io che ho capito male. Tu dici che se seguo una borseggiatrice e quella borseggiatrice spinge un per scappando, cioè, per errore, spinge qualcuno e muore, lei pagherà per l'omicidio. Ma tu, tu stai dicendo che la gente non può andare a inseguire le borseggiatrici. Prima che commettano il furto, assolutamente proprio no. Perché, cioè, che corri appresso a una persona che non ha rubato niente? Ma anche se ha rubato, se lo fai. Ma perché si sa che sono loro, puoi correre dietro. Non gli puoi correre dietro, Thomas, il mondo non funziona così. Non funziona così, te lo so. Non è che se io domani incontro per strada Sollecito. Allora, il mondo funziona. Se incontro Raffaele Sollecito, non è che dico allora, visto che in passato c'è stata sta storia. Ma sai che faccio? Okay, io l'ho vista. Però scusa, lo farò prima o poi, Cioè, se questo mio comportamento, che può essere anche illegale, ma non lo è, perché seguire una borseggiatrice e urlare attenzione alle borseggiatrici è una cosa, secondo me, perfettamente legale. Vuoi capire che non è... In realtà... Tesoro mio, non è secondo te, la legge è legge, non è opinione, secondo me. È una cosa...
Dire attenzione alle borseggiatrici è una cosa completamente diverso da questa è una borseggiatrice. Esatto. Ad esempio. Ma se noi sappiamo che questa è una borseggiatrice, ma voi chi siete? Non avete i database. Non è che siccome è risaputo voi siete autorizzati. Lo volete capire o no che i tribunali esistono perché uno è innocente fino a prova contraria. Non è colpevole fino a prova contraria. No, non ci siamo per niente, non ci siamo per niente. Dico io perché... non ci siamo per niente, Thomas, ma al contrario. Ma, però. Guarda, le gogne dalle piazze le hanno levate un po' di tempo fa. Con quello che facciamo noi, da dire questo, inseguire borseggiatrici, noi impediamo queste borseggiatrici disturbandole, facendogli perdere tempo di derubare altre persone, quindi io penso che facciamo un servizio molto molto utile per quanto riguarda le borseggiatrici. Questo è anche tu, mi sembra che tempo fa avevi detto che quello che facevamo noi in metro contro le borseggiatrici era una cosa. Che ti limiti ad annunciare la presenza? Sì, se tu fai quello che fa Cicalone, cioè inseguirle, inseguimento proprio alla persona. Ma anche noi a volte le inseguiamo, ma le inseguiamo perché sappiamo che loro si spostano dalla stazione e rubano ad altri. È normale che le inseguiamo per impedire che loro rubino. Se tu inizi in maniera deliberata a dire questo è un infame, questo è un maledetto, questo così, quello non si può fare, Thomas. Ma è la legge, cioè non è una nostra opinione, anche, capisci? Okay. Che non è una sola opinione. Anche se, ok, allora, anche se non si potesse fare, io per come sono fatto io e la mia morale, io lo faccio lo stesso, perché per me è più importante tutelare le persone. Quindi non hai un buon senso civico, esatto. Thomas. Vabbè, ma poi un senso civico diverso dal nostro, perché per me il senso civico è, va bene, io magari infrango la legge, ma infrangendo la legge per difendere una persona che potrebbe essere derubata, io lo faccio volentieri. Batman. Questo ma se un'altra, senso civico. Però Batman è un fumetto, implica il rispettare la legge. Sì, ma soprattutto se un'altra persona si fa male e diventa un danno collaterale, perché io mi ricordo il video de loro inseguono quel tizio. Io seguo comunque una borseggiatrice e avviso comunque della sua presenza inseguendola, perché anche se infrango la legge nel farlo, però se questa cosa qua e questa cosa qua che faccio salva delle vittime, aspetta, non salva delle vite. Se tu metti in pericolo fisico se tu metti in pericolo fisico di danni fisici delle persone per evitare, perché quello è l'altro che lo fa. Ma no, beh, è un ladro che lo fa perché stai correndo dietro. Non lo capisci, ma io lo faccio. Ti faccio un esempio. Quando c'è una grande folla, Tre secondi. Poi io lo faccio per impedire che queste borseggiatrici rubino altre persone. Va bene. Sì, ma se te mentre ti corri appresso, per sbaglio dai una spallata a una vecchia, questa va sotto i binari. Thomas, è un danno collaterale un po' grande perché è morta poi. Durante il G8 di Genova, a un certo punto c'erano i manifestanti su un ponte. Il G8 del 2001, penso tu abbia presente l'avvenimento storico. 2001 non ero manco nato, però non avrei sentito parlare della Diaz, G8. Allora, durante il G8 c'è stata a un certo punto. Scusate, non mi è sparita la live. Aspetta, live, scusa, 10 secondi che mi stanno. 10 secondi, vai. Vai, non ti preoccupare. Comunque, raga, adesso finisco questa roba qui, poi andiamo avanti. Volevo fare solo l'esempio non plus ultra di gravi danni creati da altri a causa di terzi. Sì, no, vabbè. Ovvero folla, spray al peperoncino, gente che muore calpestata. Io dico questa roba, tu dici questa. E poi andiamo avanti, sennò non finiamo più. Volevo finire dicendo solo questo, Thomas. Allora, durante il G8 di Genova... capire una cosa. Durante il G8 di Genova, mentre c'era la folla sul ponte,
dalla questura arriva un ordine di caricare i manifestanti. Ok, chiaramente dalla questura parte l'ordine, arriva il capo reparto della Celera in quel momento. Il capo reparto decide di non caricare, pur essendo tra l'altro autorizzato dalla questura, quindi voglio dire, poteva farlo tranquillamente, quindi la responsabilità sarebbe andata alla questura, ed è stato poi indagato per insubordinazione, tra l'altro, perché ha detto: se noi carichiamo in questo momento, anche se effettivamente quella folla era pericolosa perché stava andando verso un punto in cui non era autorizzata, se noi carichiamo in questo momento sarebbero morte delle persone, perché se erano tutti accalcati sul ponte, se loro caricavano, la gente per correre all'indietro sarebbe ammassata e della gente sarebbe caduta giù, molto semplicemente. Quindi addirittura in quel caso, quello cos'è? Semplicemente usare la testa, cioè qual è il danno maggiore, far morire delle persone oppure farle passare e poi cercare di arginare dopo? Perché chiaramente quella carica era stata autorizzata semplicemente perché stavano andando, le manifestazioni vengono caricate sempre solo quando non si rispetta il percorso prestabilito, diciamo, quando non stai andando dove però, però di fatto fino adesso guardiamo i fatti, ci sono tante persone che ci hanno visto l'azione, ci ringraziano per quello che facciamo, e di gente morta o comunque ferita da parte nostra non ce n'è stata, che non ce ne sono più. Io ti dico solo questo, poi lascio la parola a Palle che doveva dirti una cosa e poi allora, andiamo avanti. Ti faccio un altro esempio, no, una cosa sulla Palle, un secondo. Sappi che se mai succederà quello che abbiamo detto prima, nella peggiore delle ipotesi, quella che ha detto prima Dave, che qualcuno cade, voi non la passerete liscia, ok? Chi di dovere pagherà le conseguenze, chi compresi voi, sappiatelo, perché per legge così, e moto spiega Palle perché. Ma poi, scusa, ma poi un'ultima cosa che magari mi risponderà anche Palle, se, dato che comunque adesso avrà la parola, mi potete citare l'articolo che proibisce, mi proibisce di inseguire delle porticiatrici? Ma non nei luoghi affollati, manco un poliziotto. No, ma anche i poliziotti possono fare un inseguimento in un luogo affollato, puntare pistola, oppure. Vabbè, comunque. Ok, quando va bene, ci datemi l'articolo, poi dico. Okay, va bene. Qualche live fa, però se vuoi. La questione è anche questa, Thomas. Non è che se tu non sei la persona che va a creare il danno finale, quindi ad esempio una persona che viene calpestata e quindi muore, ma sei la persona che crea il fuggi-fuggi generale per cui la gente si calpesta, la colpa alla fine cosa, di chi sarà? La prima persona che scatena il tutto non siamo noi, siamo una conseguenza di un problema che c'è già, ma il problema che c'è già parte da quello lì che ruba. Quindi se voi fate questo ragionamento di escalation, quello lì l'altro... Non parte da quello lì che ruba, parte da quello lì che tu identifichi come uno che ruba. Perché è uno che ruba. Ok, però se tu per inseguirlo crei un tumulto e nel tumulto qualcuno viene... Ma lo crea lui, perché no, lui sta lì. Tu stai agendo su di lui, anche se lui è peggio di te. Beh, avanti, che sennò... Questo però è una cosa che Thomas è grave non capirla, Cioè non è questa no, non è capisco, opinione, capisco, ecco. ma non condivido. Purtroppo io te l'ho già detto, quando uno non condivide qualche legge, deve fare qualcosa per cambiarla, se no te la prendi in culo e basta. Capito? Cioè io per esempio non condivido che l'erba sia illegale, ma se mi fumo una canna davanti a un senso civico, cioè, a gettoni, esatto, capisci? Ce l'hai sempre o non ce l'hai mai? Perché io per esempio so che l'erba è illegale, vorrei che fosse legale, ma non è che mi sono mai fumato le canne davanti a un poliziotto dicendo: "Ah, io non sono d'accordo che è illegale, mi fumo una canna davanti a te". E non funziona così, cioè non funziona. Poi c'è anche la provocazione, uno può anche tentare una provocazione, però le ha messo anche tu, da ragazzino, comunque nonostante fossi legale la compravi comunque. La compravo comunque, ma di sicuro non andavo a dire, cioè, capito? Se un poliziotto mi fermava dicendomi: "Guarda che tu non puoi fumare le canne", mi faceva faccio bene a comprarla. Non è che pensavo quello. E due, il discorso era che non è che se un poliziotto mi fermava e mi faceva il foglio io gli dicevo: "Non è giusto". Lui stava facendo il suo mestiere. La differenza però sai qual è? È che noi, non tutti, perché ci sono sempre una parte di poliziotti che non condividono, ma tanti poliziotti invece su quello che facciamo supportano. Ma io spero che vengano licenziati.